Tutto è iniziato con una piccola disavventura. Il primo giorno, chiusi sull'ascensore panoramico. Qui abbiamo ideato il nome per il nostro gruppo, Lifters, dall'unione di foglie e ascensore. Appena il tempo di ambientarsi che ci siamo ritrovati a casa. Al rientro ci aspettavano alcol, mascherine e interessanti settimane di formazione. Alcune di queste ci hanno messo alla prova più di altre. Comme j'entends ma collègue Marie qui traduit, j'entends sa voix, et donc j'entends plusieurs voix à la fois. Dai lavori intellettuali a quelli manuali è stato un attimo. Manutenzione, cicloturismo, didattica. Via. Sto finendo. Vediamo. Vado un po' senza. E da qui sono iniziate le nostre prime esperienze sotto i riflettori. Fissiamo il tutto con delle viti e procediamo così con tutti gli altri ripiani. Come non parlare del nostro grande successo? I Fluyot. Più di 500 libri stampati. Via! Eccoci! Mister Muscoli! Tantissime pietre decorate. E centinaia di bambini sparsi per il parco in cerca dei nostri amici Fluyot. Ma non sono mancati eventi scientifici e naturalistici, come i BioBlitz. E la settimana di camp, legata ai cambiamenti climatici, dove una vivace squadra era pronta a travolgerci ogni mattina. A forma abbiamo imparato a sentire la natura attraverso i nostri piedi. Aspetta, Oh, che c'è? Vado! Ma per goderci appieno l'area ci sono volute ore di pulizia e sistemazione. E momenti di grande divertimento. Andiamo di lì, Sabri. Sì, ma tu sei qui fermo, secondo me. Alcune attività qui al parco sono di routine,
come i sopralluoghi. Eccoci qui a fare il sopralluogo lungo gesso 2 novembre 2020. Gli avventurosi fototrappolaggi in mezzo alla natura. Guarda lì, c'è la ferrovia. Top! Cosa, dove stai facendo? No, non ho la mascherina. No, oddio. E ora? Passiamo sopra. Raga, top! Toppissimo! Guarda qui! Yuppi! Voilà. Ok, qua è meglio. E le analisi acque in campo e in laboratorio. Per fortuna altre attività non sono di routine, come le grandi pulizie d'autunno. Ecco la nostra meccanica, Giulia. Deve allungarsi quella parte. Ma bimbo, Maurizio, grazie. Aspetta, Maurizio, in guerra sotto di Vivica. Devi allungarlo, il piedino. Allungarlo. Lo stai facendo al contrario. Aspetta, aspetta, che è uscita fuori dalla vicina. Un compito che ci ha coinvolto ed entusiasmato molto è stato il monitoraggio del lupo con il progetto Life Wolf Alps. Ecco che cosa succede quando sbagliamo transetto e dobbiamo attraversare un canale. Chissà se davvero qualche lupo abita nel parco. Eccolo là, Dario, saluta! Il nostro rapporto con la scienza è continuato, forse non sempre a gonfie vele, ma sicuramente con grandi risate. Prova numero uno, esperimenti. Preparazione, attenzione, preparazione per addobba parco. E grandi risultati. A tutti voi con cui abbiamo condiviso questo anno. Grazie. 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 Grazie.